una squadra che deve vincere il campionato e deve trovare continuità con i tre punti, vittorie come quella del Bernicchi di Città di Castello sono quelle che danno più soddisfazione. Arrivano i minuti di recupero dopo 90 minuti di partita dove la noia ha fatto da padrona, il gol vittoria firmato Luca Bartoccini che fa esplodere gli oltre 100 aquilani giunti in terra ombra. Partita sulla carta scontata con la squadra di Mister Morgia che conferma gli 11 iniziali della vittoria sul Lano 6. Gli Umbri, oggi in casacca blu cerchiata, rispondono con un teorico 4-5-1. Prende subito campo l'Aquila che fa la partita con gli avanti aquilani che cadono spesso nella trappola del fuorigioco. Al 17° minuto ci prova Minincleri, devia il portiere. Al 27° Russo, quest'oggi imbrigliato dagli Umbri, tenta invano un pallonetto peccando di poca cattiveria. 5 minuti dopo, Zana è impreciso. Finisce quindi una prima frazione poverissima di emozioni. Al rientro dagli spogliatoi, il Città di Castello sembra aver preso coraggio ed in 2 minuti mette in difficoltà la retroguardia aquilana, dapprima con un tiro cross di Missaglia, poi ancora con l'esperto numero 10 Umbro che serve Mancinelli, il quale spreca a pochi passi dalla porta difesa dall'inoperoso Alessandro Farroni. Al 54° Morgia gioca la carta a gancio al posto di Zane. Minincleri arretra in posizione mediana per dare brio alla manovra. Russo torna esterno nel tridente. Tuttavia la partita si addormenta e succede poco o nulla per almeno 20 giri di orologio. Le prova tutte Morgia con gli ingressi in campo di Bartoccini per uno spento Valenti e Brenci che va a dare sostanza al centrocampo, consentendo a Minincleri di tornare a fare l'esterno nei tre davanti. Ancora possesso palla sterile per l'Aquila, ma nonostante ciò si alza l'incitamento del tifo rossoblu che viene fatto esplodere di gioia al 92° minuto grazie alla rete di Bartoccini che raccoglie un cross di Russo e si ritrova libero per incornare la sfera e gonfiare la rete. Al triplice fischio, sospiro di sollievo per il team del capoluogo d'Abruzzo e grosso rammarico per il Città di Castello che fa sfumare l'impresa con l'unica disattenzione difensiva. Domenica prossima arriva una Torres in grossi guai tecnici e societari che nell'ultima uscita ha rimediato una sconfitta per 2-0 contro il Rieti. Sarà un'ottima occasione per trovare la continuità giusta.